La ronda di notte, anche noto come la Guardia Civica in Marcia, è un dipinto a olio su tela di 350 x 430 cm circa, realizzato nel 1642 e conservato al Rijksmuseum di Amsterdam. Considerato uno dei maggiori capolavori del maestro olandese, il dipinto rappresenta in primo piano il capitano Frans Benning Cock, vestito di nero con una cintura rossa, e il suo luogotenente Willem van Ruitenburg, vestito di giallo con una fascia bianca. Il quadro è un'istantanea del momento in cui il capitano dà l'ordine di cominciare la marcia verso un luogo d'azione o di ritrovo non precisato. Fu commissionata intorno al 1639 dal capitano Frans Benning Cock e dai 17 membri della milizia civica. 18 nomi infatti emergono su uno scudo dipinto sullo sfondo, in alto, quasi in posizione centrale, ma sono ben 34 i personaggi che appaiono nella scena di marcia. Tra i componenti della gilda di Cock compare anche un uomo sullo sfondo, in cui si è voluto vedere la raffigurazione ad autoritratto dell'artista. Rembrandt fu pagato 1600 fiorini per l'opera, una cifra considerevole per il periodo, e questo dipinto fu seguito da altri 7 simili raffiguranti le milizie e commissionati durante quel periodo a diversi artisti. Il dipinto, completato proprio al culmine del secolo d'oro olandese, è diventato celebre per 3 caratteristiche principali: le sue dimensioni colossali, l'uso efficace di luci e ombre e la percezione del movimento in quello che tradizionalmente sarebbe apparso come uno statico ritratto militare. Pochi sanno che il titolo nasce da una sbagliata interpretazione. Infatti non si tratta di un'opera ambientata di notte, ma di giorno. Per gran parte della sua esistenza, il dipinto è stato ricoperto da una vernice scura. Questa ha generato l'impressione errata che si trattasse di una scena notturna. La vernice è stata rimossa solo a seguito di un restauro avvenuto nel 1940. Con l'uso efficace della luce, del sole e delle ombre, Rembrandt conduce l'occhio ai 3 personaggi più importanti tra la folla: i 2 signori in centro e la piccola bambina sullo sfondo, spostata a sinistra. L'artista inserì i simboli tradizionali degli archibugieri in modo naturale, attraverso l'ausilio della ragazzina che li trasporta sullo sfondo. Lei è una sorta di mascotte. Ha gli artigli di un pollo morto appesi alla sua cintura, l'elsa di un pugnale dietro il pollo e porta con sé il calice della milizia. Tutti oggetti che rappresentano gli archibugieri. L'uomo di fronte a lei indossa un copricapo di foglie di quercia, altro simbolo tradizionale degli archibugieri. Il pollo morto ha anche lo scopo di rappresentare un avversario sconfitto, mentre il colore giallo, molto presente nel dipinto, è spesso associato alla vittoria. La ronda di notte, come spesso avviene anche ad altre icone della storia dell'arte, ha subito diversi atti di vandalismo. Il primo episodio di questo genere avvenne il 13 gennaio del 1911, quando un uomo tagliò il dipinto con la lama di un calzolaio. L'opera fu poi oggetto delle attenzioni di un insegnante disoccupato, molto probabilmente uscito di senno, che il 14 settembre del 1975 lacerò il dipinto con un semplice coltello. I colpi, profondi e violenti, causarono ben 13 tagli, alcuni dei quali erano lunghi perfino 80 centimetri. L'uomo non fu mai condannato perché considerato folle e si suicidò in un ospedale psichiatrico nell'aprile del 1976. Infine, il 6 aprile 1990, un uomo spruzzò dell'acido sulla pittura attraverso uno spruzzino che tenne nascosto finché non si trovò di fronte al dipinto. Le guardie di sicurezza intervennero prontamente e si procedette immediatamente a risciacquare con acqua la tela. L'acido per fortuna penetrò solo lo strato di vernice del dipinto senza danneggiare i colori sottostante e l'opera poté essere così facilmente restaurata. Dopo quest'ultimo ed ennesimo evento, la ronda di notte venne protetta da un particolare pannello di cristallo antiproiettile. La sensazione di fronte a questo imponente quadro è quella che Rembrandt, quasi come un moderno fotografo, abbia catturato sulla tela un'istantanea. Tutto ciò senza che i protagonisti di tale scatto se ne rendessero conto.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!